un'attenzione a tutti gli elementi, no? Luce, forma, colore. Area 051. Imma e Elena raccontano i luoghi nascosti di Bologna. Ben ritrovati ad Area 051. Se vi parlassimo di bottiglie dal collo lungo, barattoli bianchi, sfondi grigi, forme allungate e ombre, cosa vi viene in mente? Sono simboli che senza accorgercene ritroviamo spesso intorno a noi, perché ricordano uno dei più grandi artisti bolognesi, e ad aprirci la sua casa è stata Lorenza Selleri. Siamo nella casa di Giorgio Morandi e quindi non mi resta innanzitutto che presentarvelo in una foto appunto storica di questo fotografo bolognese Antonio Masotti, che appunto lo ritrae in una di quelle, diciamo, espressioni più tipiche, no? Gli occhiali alzati, no? In questo sguardo un po' fisso, queste sue anche caratteristiche fisionomiche, no? Lui aveva questo viso ovale, no? Con questo mento molto, molto pronunciato, e poi era appunto altissimo. Giorgio Morandi nasce a Bologna nel 1890 e qui, nella casa di Via Fondazza, vive tutta la sua vita, insieme alla madre e alle tre sorelle. Pittore, incisore, maestro all'Accademia di Belle Arti, Morandi non amava le etichette, sperimentò l'arte futurista come quella metafisica, amò le opere di Piero della Francesca come quelle di Cézanne e Picasso, un artista anomalo sotto molti punti di vista. Morandi passava per essere questo personaggio un po' isolato, un po' eremita, molto riservato, ma lui qui riceveva il mondo, cioè nel senso questa Torre d'Avorio non esiste. Lui non è mai stato a Parigi, calcolando che lui è nato nel 1890, aveva 20 anni nel 10, in quegli anni in cui Parigi era l'esplosione, no, delle avanguardie. Non ha mai preso un aereo, non è mai stato all'estero, se non una volta è andato in Svizzera. Se lui non andava nel mondo, da un certo punto di vista era il mondo che entrava in questa casa. Tanti protagonisti della cultura italiana che passarono da casa Morandi, primi fra tutti gli uomini e le donne del cinema. Ad esempio, molti registi usarono le opere di Morandi nel set dei loro film. È il caso della Dolce Vita di Federico Fellini o di La Notte di Michelangelo Antonioni, che in una delle sue lettere a Morandi scrive così. Caro professore, ho visto 2 giorni fa una sua mostra alla Medusa in Via del Babuino. Non è una grossa mostra, ma è quanto basta per riceverne, a mio avviso, una forte impressione. È proprio l'esiguità di questo orizzonte che dà la misura della prodigiosa coerenza fantastica di un artista, e che quell'esiguità altro non è che lucida coscienza del proprio ambito spirituale, anche perché, andando avanti nello studio e nell'analisi dei quadri, si vede che la fantasia si è sbizzarrita nella tecnica, ed è così che alla tecnica viene attribuita la sua vera funzionalità poetica. Antonioni si lasciò ispirare dai paesaggi silenziosi del pittore e, guardandolo dipingere, amava dire che il vero artista è colui che sa stare da solo in una stanza. E noi abbiamo avuto il privilegio di entrare nella stanza in cui Morandi dipingeva, piena di pennelli e oggetti ridipinti, appoggiati sul tavolo o sulla mensola, dove nulla era lasciato al caso. Abbiamo tutti i suoi oggetti, no? In questa che era anche appunto il suo letto, il comodino, con questi pochi rari libri, però molto indicativi, no? Anche dei suoi interessi, perché ci sono appunto i pensieri di Pascal, ci sono i canti di Leopardi, no? E per cui, pensando a certa sua pittura, a certi suoi paesaggi, no? Cioè, è abbastanza facile creare questo collegamento, no? Tra la poesia di Leopardi, no? E un paesaggio. In un paesaggio di Morandi dove voi non avete mai una presenza umana, è il silenzio più assoluto. Allora, naturalmente, banalmente, scusate, ma l'infinito di Leopardi viene da sé. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sonvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente è viva, e il suon di lei. Così tra queste immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Capire l'arte di Giorgio Morandi non è facile, l'artista infatti non ha lasciato nulla di scritto. Di lui restano solo le sue opere e pochissime interviste. Noi ci siamo immaginate di averlo riportato lì, nella sua casa in via Fondazza, e ci siamo concesse il privilegio di dialogare per pochi secondi con Giorgio Morandi. Come si racconterebbe Giorgio Morandi al mondo di oggi? Non riuscirei a parlare di me come ha fatto ad esempio Chagall. Io forse ho avuto la fortuna, al contrario suo, di condurre una vita tranquilla. Ho lasciato Bologna pochissime volte. Come vedete, parlo solo la mia lingua madre e leggo solo giornali italiani. Ma non mi sento, come mi descrivono in molti, un eremita nella sua torre d'avorio. A 20 anni volevo studiare arte a Parigi, ma poi ho avuto delle difficoltà e sono rimasto in Italia. Quali artisti l'hanno ispirata? Chi indicherebbe come i suoi maestri? Beh, ce ne sono molti. Ma direi sicuramente Cézanne, ma anche Jardin, Vermeer. Negli anni ho sviluppato uno stile tutto mio. Le mie nature morte sono capaci di comunicare un senso di tranquillità e intimità. Quali consigli darebbe ai giovani artisti di oggi? Non me la sento di dare consigli, perché vedete spesso i grandi artisti fanno errori nel giudicare la nuova generazione. Io ho fiducia nei giovani. Devono sapere che l'avvenire è nelle loro mani. Io la penso così. E voi siete dello stesso parere? Per oggi il nostro viaggio finisce qui. Volete sapere dove andremo la prossima volta? Seguiteci su Incronaca.